Cari amici di Newsby, bentrovati, nuova puntata di Pillole di Economia e questa volta finalmente ne parliamo col professor ovviamente Lucio Lamberti che ritrovo qui Sì. live con me in compagnia. Ci vediamo, ci guardiamo in faccia, ci guardiamo negli occhi anche per, vediamo, se festeggiare oppure insomma analizzare questo benedetto Recovery Fund. Ne abbiamo parlato forse per primi, professore, a suo tempo, quando in pieno lockdown Conte parlò di questo recovery plan di cui poco si sapeva, di cui in pochi si fidavano, e insomma alla fine è arrivata una conclusione, è arrivato questo Consiglio europeo fiume, nel quale hanno combattuto, si sono confrontati, si sono interfacciati i leader dei principali, dei paesi membri dell'Unione europea. Insomma, professore, ci dica com'è andata, c'è da esultare? Allora, diciamo che è andata bene, tenuto conto, diciamo, del mondo in cui viviamo. Allora, partiamo da una piccola premessa. Siamo stati forse tra i primi a parlarne un Certo. pochettino in modi diversi e credendoci un pochettino. Diciamo che il punto di base è che tutta l'Europa è conscia del fatto che viviamo in un momento particolarmente delicato. No, non a caso, una delle prime cose che è stata fatta è stato detto, vabbè, liberi tutti, ci si può indebitare, no? Per Sì. poter fare qualcosa. Però c'erano due posizioni diverse, forti. Cioè, la prima era quella tradizionale, sostenuta dai paesi più ricchi sostanzialmente. Mettiamo per esempio, che ne so, Olanda, Austria, Finlandia, all'inizio anche la Germania, certo. che era quella di dire, vabbè, diamo un sostegno straordinario ai stati che, come Italia, Spagna, Francia, che hanno una difficoltà particolare in questa fase, però con gli strumenti tradizionali. Quindi l'Europa continua nel modo tradizionale. E questo è il primo, diciamo, il primo dibattito che è partito e che ha generato una serie di interventi di cui godremo, no? Per esempio il MES, che è sostanzialmente un fondo di aiuto agli stati mediante finanziamenti in modo Certo, in agevolato, ambito sanitario in questo caso. in questo caso in ambito sanitario, poi lì anche c'è stata una bella discussione, il SURE, che era sostanzialmente un intervento comunitario di aiuto per la cassa integrazione, e poi i fondi dati attraverso gli strumenti tradizionali, cioè la BEI, fondamentalmente che faceva da intervento per le imprese. Però stiamo parlando sempre del solco del normale. Noi Certo. viviamo in un periodo non normale, in cui in questi 2 anni noi ci giochiamo la sopravvivenza dell'Europa. Devo dire, in questo senso il governo è stato coraggioso, e non ci credeva nessuno in Europa, e fondamentalmente ha portato alla linea per cui siamo in un momento particolare, l'Europa deve fare un piano Marshall. Sì, lei, interrompo un attimo, ne ha fatto da subito una questione anche proprio ideologica, cioè Assolutamente. l'Europa o esiste ed esiste adesso o rischia di non esistere mai. Sì, perché noi abbiamo un'Europa che ormai esiste, cioè di fatto noi abbiamo una unione bancaria, per cui la banca centrale vigila su tutte le banche nello stesso modo. E che ne so, le grandi banche italiane rispondono alla BCE. Una unione monetaria per cui non c'è più sovranità monetaria. Una unione nei pagamenti per cui fondamentalmente nella vita quotidiana siamo molto influenzati, cioè siamo europei, tranne che per la fiscalità, no? E se vogliamo per il governo del paese. In questa situazione non è possibile. Non è Certo. possibile perché altrimenti si crea una competizione tra stati, che è quello che c'è stato fino a questi anni, per cui alcuni paesi beneficiano dell'apertura del mercato dei capitali e altri soffrono. L'Italia è stato uno di quei paesi che ha sofferto in questo periodo. Vabbè, comunque qual è la novità? Che per la prima volta viene dato mandato alla Commissione europea di fare politica fiscale, di indebitarsi e di spendere in Europa a nome di tutti. Non prestare i soldi al singolo paese perché questo poi se la veda e debba ridare i soldi indietro e quindi magari domani si trova in difficoltà.
ma intervenire anche addirittura con sussidi a fondo perduto. Cioè, diciamo, quindi sostanzialmente, qui vedremo c'è il dibattito che c'è stato. Certo, adesso nella sostanza si è riusciti a introdurre il principio per cui l'Europa deve fare politica fiscale quando c'è difficoltà, deve farlo coinvolgendo tutti, e l'Italia è stato tra l'altro uno dei paesi che ne ha beneficiato, diciamo, beneficerà degli interventi in modo migliore. Dobbiamo esultare? Sicuramente sì. Ok. Fra 2 anni vedremo se li abbiamo usati bene, perché poi il problema vero è queste occasioni capitano una volta nella storia, cioè il piano Marshall c'è stato nel dopoguerra, ma poi sì, l'ho ricordato più. Anche l'informativa del Premier Conte sia alla Camera che al Senato, il Senato Renzi, che comunque fa parte delle forze di maggioranza, l'ha detto, da 30 anni non accadeva, per i prossimi 30 anni non accadrà più. Assolutamente. E da questo punto di vista il leader italiano... Però partiamo da un primo punto. Nessuno ci credeva in Europa. Esatto. Siamo riusciti come Italia a portare su questo piano la Francia, che è in difficoltà, e con la Francia la Spagna, che è in una situazione simile a quella italiana, e la Germania alla fine è venuta a noi perché ha capito che se saltava l'Italia, che in questo momento era molto decisa, saltava effettivamente tutto il banco. Quindi sì, non è stata una negoziazione facile. Assolutamente, 4 giorni e 4 notti, lo ricordiamo. 4 giorni e 4 notti, queste succedono raramente. Tenete conto che bisogna arrivare per i meccanismi. Noi siamo un'Unione Europea che è nata, diciamo, da accordi. No? Non è nata perché si è fatta una rivoluzione e quindi si è creato uno Stato unico. Quindi viviamo ancora in una situazione in cui tutti i singoli governi devono essere d'accordo. Ci vuole l'unanimità quando ci sono delle innovazioni forti. In questo caso l'innovazione forte è che la Commissione Europea può, diciamo, decidere di spendere per conto di tutti. Cioè, quindi è tra l'altro una somma considerevole, 750 miliardi. Quindi bisognava convincere anche i piccoli paesi come Olanda, come Finlandia, come Austria, eccetera, che volevano a tutti i costi, diciamo, influire il più possibile, ed erano contrari, diciamo, sostanzialmente all'impianto che si è definito. Sì, loro addirittura partivano da una posizione in cui i sussidi, ossia gli investimenti a fondo perduto, non dovevano esserci. No, loro pensavano che bisogna fare solo prestiti agli stati, noi non daremo una lira a nessuno, eccetera, che è un ragionamento miope da club di stati, che fondamentalmente avrebbe portato alla fine. In questo abbiamo fatto bene come Italia, dire vabbè, a questo punto poi finisce l'Europa, insomma, no? E in questo, diciamo, anche la plastica delle negoziazioni. Germania e Francia insieme sono andati a negoziare ogni volta per dire o venite oppure magari rimarrete fuori. Cioè, il discorso era, siamo arrivati ad un punto in cui la minaccia implicita è che non è che, diciamo, se ne andavano, che si faceva in modo che se ne andassero, se non aderivano in qualche modo. Hanno ottenuto qualcosa, Olanda e gli altri, cioè hanno ottenuto un po' di concessioni, pagheranno un po' meno nel bilancio, cioè chiaramente qualcosa devi dare. No? Però alla fine hanno accettato l'impianto. Tieni conto che non sarà facile neanche per loro, perché devono. Allora, come funziona l'iter? Si è deciso il recovery fund, stiamo parlando di 750 miliardi. Andiamo nel dettaglio anche nei numeri, così allora, spieghiamo intanto, ai nostri spettatori. In questi 4 giorni si è deciso il bilancio della Unione Europea per i prossimi anni, quindi, che è di circa 1.014 miliardi, 1.015 miliardi, di cui 260 sono interventi straordinari e ordinari, come quelli di cui abbiamo parlato prima, per, diciamo, tenere il sistema, e 750 sono questo recovery fund. Questo recovery fund sarà per una gran parte aiuti a fondo perduto, che la Comunità Europea si prende in carico nei singoli stati, e per una parte anche abbastanza importante, stiamo parlando di 350 miliardi invece come prestiti agli stati, condizionati al fatto che facciano delle riforme. Comunque, insomma, quindi 390 e 360. Prima era un po' di più la parte prevista per, diciamo, a fondo perduto. E qui si è dato un contentino certo.
ai frugali, per così dire, no? Si è passato da 500 a 390, ma il principio è forte, il principio, perché è la prima volta che si fa una cosa di questo genere, e l'Italia è riuscita nella negoziazione, tra l'altro, con una serie di coincidenze fortunate, bravura, casualità, fortuna, perché poi tutto va tutto nello stesso, diciamo, addirittura a mantenere la stessa quota in termini assoluti, di, stiamo parlando di circa di oltre 80 miliardi a fondo perduto che entreranno in Italia, è un intervento complessivo che supera i 200 miliardi. O 210 miliardi che vengono generati dall'Europa per i piani in Italia nei prossimi 2 anni e mezzo, insomma, non è poco. Stiamo parlando di una somma pari a 2 bilanci interi pieni, diciamo. Ecco, professore, 209 miliardi, 210 sì. miliardi che riempiono di responsabilità il nostro esecutivo. Che questi sono tra l'altro fondi in più, cioè, certo. Oltre quella che è l'attività anche, diciamo, di indebitamento tipica dello Stato italiano, tradizionale diciamo, anche straordinaria, diciamo. Chiaro. E appunto responsabilizza il nostro esecutivo. Come dovrà rispondere questo governo? Lei cosa si attende da questo punto di vista, dal punto di vista delle riforme? Addirittura, ovviamente, nelle giornate del Consiglio europeo, poi c'era chi ovviamente titolava che l'Italia era l'unico paese che non aveva presentato il piano di riforme che il Consiglio europeo... Insomma, c'è stata tutta una mutata, una querelle. Ma ora che questi soldi sono stati stanziati... Allora, non è, 2021, attenzione, non è finita ancora. Infatti, perché, allora, arriveranno nel 2021 se tutto andrà bene. Ma l'Italia cosa deve fare concretamente? Allora, intanto, prima dell'Italia devo dire che c'è un passaggio... Dato che stiamo parlando di quasi una piccola riforma dell'Europa... I governi nazionali di tutti i paesi dovranno ratificare la cosa. Certo. Quindi ci sarà un passaggio un po' difficile. Gli olandesi sono un po' impauriti perché stanno tornando con le monetine che gli girano dietro. E, comunque c'è il passaggio e poi l'approvazione del Parlamento, che è un fatto, diciamo, normale. In Italia che bisogna fare? Intanto passiamo l'estate. Per passare l'estate c'è un provvedimento di indebitamento, diciamo, aggiuntivo di 25 miliardi circa. Scostamento di bilancio che rientra nell'ordinario, che serve per, diciamo, cominciare a prendere aria. Sostanzialmente per dire che quegli interventi di sostegno del tipo cassa, diciamo, no, divieto di licenziamenti, cassa integrazione, si porta fino a fine anno, in modo che a settembre-ottobre non abbiamo il disastro. Era inevitabile avere il suo una misura del genere. Questo è inevitabile, deve essere approvato. Abbiamo parlato appunto di queste misure giugno. Secondo lei è giusto proseguire? È inevitabile. Cioè, è inutile che facciamo i giochetti un mese, 15 giorni, 10 giorni. Portiamoli fino a fine anno, tanto fino a fine anno la situazione non è che, diciamo, si risolleva improvvisamente. Se c'è un'emergenza sociale c'è, punto. No? Anzi, lì c'è da lavorare, perché tutti gli intoppi burocratico-amministrativi, eccetera, siano risolti. Poi a ottobre bisogna fare il piano di riforme. Quindi già, in parte tutto questo lavorio che è stato fatto con la Commissione, anche se in realtà con tante, diciamo, polemiche, è servita per cominciare a chiarire, no? Ma bisogna presentare un piano che poi va presentato all'Unione Europea, perché bisogna dire sti soldi per che cosa li spendiamo. Certo. Quindi dare una direttrice di lavori per i prossimi 2 anni. Si è parlato in Consiglio di un freno che può mettere a un certo punto, un freno d'emergenza, sì. Che può mettere la Commissione Europea a un certo punto. Guarda, lì c'è stato un bel dibattito. Diciamo che anche lì, sì, perché bisogna pensare che non si vince fino a che non si arriva. E all'ultimo gli olandesi erano stati abbastanza scaltri, perché erano quasi riusciti a introdurre un diritto di veto di ogni singolo Stato. Di ogni singolo Stato nel caso in cui le riforme non fossero state fatte. Ma il modo con cui veniva scritto, più che un diritto di veto in casi strani, eccetera, si trasformava in una autorizzazione che bisognava fare da parte di ogni singolo Stato per ogni piano. Quindi questo avrebbe reso sostanzialmente inattuabile il recovery fund. Qui è stata brava l'Italia, che ha fatto fare un parere dall'ufficio legale della
qui probabilmente c'è anche il fatto che Conte è legale, sì, cioè, competente in materia. Competente in materia, magari non in amministrazione pubblica, ecco. Dove qualche buchetto l'ha fatto. Ce l'abbiamo, certo. Però dal punto di vista legale se la sono giocati bene, per cui si è riuscito a dire no, non c'è bisogno del diritto di veto, possiamo come consiglio evitarlo e quindi fatecelo evitare. E la discussione è stata importante, poi alla fine questa cosa è caduta. C'è sicuramente, in caso di grave scostamento, una piccola salvaguardia da parte del Consiglio d'Europa, ma è inevitabile, perché certo. La paura è che ti do tutti questi fondi, cambia governo, viene uno e li usi per quello che certo. ti pare. Le regole sono chiare, cioè sostanzialmente bisogna presentare un piano di sviluppo e bisogna seguire quello con una serie di riforme. Ora, ci sono dei temi forti per queste riforme, nel senso la digitalizzazione, le opere. Ma parliamo delle opere, certo. Noi dobbiamo usare questi fondi come si è fatto nel dopoguerra, per opere che restano, che sono opere fisiche, no? Fondamentalmente alta velocità, infrastrutture autostradali laddove mancano, cioè tutto, ponti che devono essere rivisti, no? Tutta una serie di cose sulle quali noi abbiamo un ritardo di 30 anni. Certo. Queste hanno un vantaggio, che se attivate davvero e se si toglie questa abulia, questo pantano dei lavori pubblici, per cui oggi per fare un lavoro pubblico sembra che devi fare le fatiche di Ercole, insomma, se si riesce a far questo sono cose che impattano immediatamente, perché c'erano lavoro, c'erano impatti, immediatamente tangibili. Assolutamente. Quindi, questa è la prima cosa. Poi tra l'altro noi abbiamo dimostrato, per esempio a Genova, che se vogliamo le cose le sappiamo fare. E tra l'altro stimoli anche l'intelligenza, la capacità, le forze, quello che sia. Quindi fisiche, ma poi anche cose immateriali. Quindi istruzione, digitalizzazione, e sono cose sulle quali dobbiamo investire. Ora, io investirei anche su un'altra cosa. Dica. Sul fatto che non possiamo spendere 120 giorni uomo per avere a che fare con la burocrazia. È la parolina magica che ti arriva sempre. Perché guarda, il vero freno di questi 750 miliardi sarà la burocrazia. Ecco. Noi dobbiamo prendere decisioni chiare, semplici, come dicevo, poche cose fatte bene e veloci, anche a costo di sbagliare. Perché altrimenti, se noi ci impantaniamo, l'abbiamo visto con il decreto liquidità, con gli altri, eccetera, se entriamo nelle pastoie della burocrazia, che sia la burocrazia di Stato, la burocrazia delle banche, la burocrazia, eccetera, non ne usciamo più. Il tempo è la facilità di fare le cose sono il vero segreto. In questo caso il tempo è denaro e poi, non possiamo fare come abbiamo fatto per tanto tempo, perché diciamoci una cosa, siamo scriteriati, noi abbiamo perso un sacco di soldi europei perché non siamo stati capaci di fare i progetti, perché era tutto troppo complesso qui in Italia e c'erano tantissimi soldi dedicati a progetti per le imprese in Italia che si sono persi negli ultimi 20 anni. Infatti anche la discussione sui fondi europei, no? Tanti alla vigilia del Consiglio europeo e della decisione sul recovery fund dicevano l'Italia non è mai stata capace di utilizzare i fondi europei, perché dovrebbe essere adesso? Beh, diciamo che i tempi sono, speriamo che siano cambiati anche nelle modalità. Il problema è proprio quello, intanto più che per preoccuparci se usiamo il MES, se non lo usiamo, se facciamo eccetera, dobbiamo preoccuparci di rendere il sistema, no, capace di utilizzare questi fondi in modi veloci. Certo. Posso fare un esempio di vita pratica? Io ho perso la carta d'identità. Una volta ci mettevo 3 ore per fare la carta d'identità nuova. Adesso devo prendere appuntamento a settembre sulla piattaforma del Ministero degli Interni, dopodiché dovrò prendere un nuovo appuntamento per ritirarla. Queste sono cose inaccettabili, fanno perdere tempo al sistema e alle persone, e queste hanno un costo. Io ho tante domande in realtà stasera, ma spero, voglio essere abbastanza sintetico, però
sa che anche con un po' di malignità vado anche un po' nella dietrologia di queste decisioni. A un certo punto, durante appunto la discussione sul Recovery Fund, si è parlato tanto di pensioni, o meglio, i paesi frugali, su tutti l'Olanda, quando andavano a curiosare a casa nostra, parlano tanto di pensioni. Ora, non è un tema così avulso della nostra discussione politica, lo sappiamo, soprattutto mi ricordo la Lega l'anno scorso, o comunque in tempi di governo giallo-verde, reddito di cittadinanza e quota 100 furono i temi clou del primo governo Conte. Che cosa ci imputavano? Che cosa ci imputano, professore? E allora, ovviamente la domanda è, ma abbiamo sbagliato quella quota 100 per poi avere questa... Allora, la realtà è che non abbiamo sbagliato quella quota 100. Ok. Assolutamente no. Quello che abbiamo sbagliato è originario. Noi... stiamo penalizzando tutti i giovani di oggi, ce lo dobbiamo dire, stiamo penalizzando i nuovi pensionati, i pensionati di fra 30 anni, per pagare un sistema che è eccessivamente generoso con tanta gente. No? Abbiamo in Italia una situazione paradossale per cui, diciamo, non possiamo toccare i diritti acquisiti, no? Per le pensioni, ma questo vuol dire che possiamo penalizzare 5, 10, 15 milioni di giovani nuovi. Abbiamo un sistema pensionistico che negli anni 70 e 80 ha regalato, e oggi ne paghiamo diciamo, lo sconto, certo. Ha regalato delle pensioni impossibili da sostenere, perché non erano collegate ai contributi versati, all'età, a nulla. E quindi fondamentalmente una delle voci di spesa più forti che ha lo Stato è il sistema pensionistico. Ora, il nostro sistema pensionistico attuale è uno dei più duri che ci sia, perché è contributivo, molti di noi prenderanno una pensione da fame, anche tu. Lo so, se arriverà la pensione. E quindi fondamentalmente non possono dire, vabbè, avete un sistema, noi i sacrifici sono stati fatti, noi dovremmo andare a toccare i privilegi. Andare a toccare tutte quelle pensioni alte, non per fargli pagare il passato, ma per il futuro, che non si giustificano. Cioè una pensione media, ci sono tante pensioni basse, ma ci sono tante pensioni alte, no? Che non si giustificano con i contributi passati, eccetera. Che andrebbero ridimensionate. Andrebbero ridimensionate. Ma questo non ce lo deve dire l'Olanda. L'Olanda lo dice perché dice... è una delle vostre principali spese, eccetera. Certo. Noi in realtà abbiamo un problema di iniquità di distribuzione. Il sistema pensionistico attuale è uno dei più duri che ci sia, perché è contributivo, no? Perché ci fa uscire tardi, insomma, dal mondo del lavoro. Non, diciamo, sostanzialmente non ha nulla a che recriminare, tanto è vero che siamo... Aggiungo che non è rispettoso magari alcune fasce lavorative che sono più usuranti. Più usuranti, eccetera. Ma questo perché? Perché c'è un peccato originario. Noi abbiamo un fardello di gente che prende 3-4 pensioni, di gente che ha pensioni alte, che non si giustificano assolutamente con quello che hanno versato. Vogliamo mantenere questo sistema di privilegi? O manteniamo? Però, per così dire, mantenere i privilegi vuol dire che tutti gli altri devono soffrire. Quindi sappiamo che è questo. Allora, no, secondo me non si può chiedere altri sacrifici ai prossimi pensionati. Certo, non possiamo nasconderci il fatto che le pensioni che si pagano, che si era a una fetta importante, diciamo, di privilegiati storici, non ha nessun senso con quello che hanno pagato. Ok, chiaro. Un'altra domanda un po' malignetta, mettiamola così. Noi con l'Olanda l'abbiamo parlato anche nelle puntate scorse di Pillole di Economia, insomma abbiamo questo rapporto di amore e odio, amore perché tante aziende italiane hanno messo un po' radici in Olanda, di odio perché l'Olanda ne approfitta. Secondo lei, per avere poi alla fine questo accordo finale per il recovery fund, posso dire sul dumping fiscale, ecco, così termino la domanda, così spieghiamo anche a che cosa ci riferiamo. Su materie tipo il dumping fiscale, secondo lei il governo Conte e il suo governo hanno ceduto oppure no? No, io sono convinto di no, perché non c'è nessuna frase che tu sai, poi dopo verba volant, non c'è nessuna frase, diciamo, scritta che mantiene lo status quo. Secondo me, anzi, il contrario. Se sono furbi, una volta che abbiamo ottenuto questo, rilanciano. Bisogna rilanciare. A ottobre, novembre, dato che ci sono dei documenti della Commissione di un anno e mezzo fa, eccetera, che dicono che il sistema europeo è un sistema che penalizza chi produce reddito a favore di alcuni paesi che se ne approfittano, per fare semplicemente la casella postale, no? Diciamo, di alcune aziende.
E questo crea tutta un'economia sballata. Bisogna rimettere mano a questo e creare un'economia normale, per cui non ci sia la competizione tra stati da un punto di vista fiscale all'interno dell'Europa. Altra domanda, professore. Quindi io, anzi, come detto, la trovo un'occasione. Ormai abbiamo tolto di mezzo questo. Certo, questo ricatto. Dato che quel tema è stato già sollevato e c'è una certa adesso comunque consapevolezza, anche i tedeschi non è che... Certo, no, c'è proprio un'aderenza da parte dei paesi del centro-sud Europa, assolutamente. Diciamo che si è cominciato a portare la Germania dalla parte della Francia e dell'Italia e questo sta creando un blocco, diciamo, nuovo, se vogliamo, rispetto a tutti questi paesini che hanno un potere di voto, di veto e che ne hanno, che hanno beneficiato anche in modo... Fin troppo oggi, assolutamente. Un'altra domanda che le voglio fare è questa. Secondo lei, oggi Gianluigi Paragone ha lanciato Italexit, partito in Italia sulla scia di Farage in Inghilterra e nel Regno Unito, ma al di là di questo, secondo lei, alla fine di questa decisione sul Recovery Fund, è la fine di questi movimenti antieuropeisti? È la fine dei sovranismi? Oppure bisogna stare, insomma, no, l'Europa la deve fine. Stare all'occhio? Allora, intanto c'è sempre un peccato originale. Noi stiamo creando, come dire... È come se quando si crea una casa si comincia dal tetto, poi si comincia a fare le finestre, poi si fa... Noi l'Europa la stiamo creando dall'alto invece che dal basso. Normalmente prima si crea... Le basi, le fondamenta. Le basi, certo. Un governo unico, elezioni, diciamo, organismi rappresentativi, eccetera, e poi si crea tutto il resto, che è l'unione doganale, l'unione monetaria, eccetera. In Europa non abbiamo fatto questo. E questo crea uno scollamento abbastanza forte tra cittadino e istituzione. Certo. Io che ne so che è la Commissione, che cosa ne so, che cos'è il Consiglio Europeo, non riesco neanche a... C'è uno scollamento tra la popolazione e le istituzioni. Allora, per rompere questo l'unico modo sarà quello di scegliere a un certo punto che cosa si vuole. E allora, credo che anche dal punto di vista nostro, di persone in fisica, c'è da fare la scelta, perché la scelta è rompiamo tutto oppure facciamo diventare l'Europa, diciamo, la nostra nazione a nostra immagine e somiglianza, con tutte le differenze, magari organizzata in modo, come dire, rispettoso delle singole autonomie, cioè, ci sono tanti, l'America è un esempio, come dire, di Repubblica Confederale, nella quale ci sono i singoli stati, hanno una forte autonomia. Certo. Però che ci siano sicuramente... Molti degli argomenti che avevano gli si sono stati tolti ai sovranisti e inoltre saranno anche deboli da un punto di vista finanziario, perché nei prossimi anni il problema sarà ricrescere, no? Partire, muoversi, eccetera. Quindi non vedo un grande successo dei movimenti populisti, eccetera. Però il problema si riporrà fino a quando non ci sarà una identità tra popolazioni e rappresentatività. Il problema si riporta. Beh, certo, adesso i campanilismi sono ancora vivi, tangibili, lo si è visto anche il Consiglio europeo. Perché fondamentalmente quando io parlo d'Europa non so di che sto parlando. Certo. Cioè, ho un concetto, ormai so che sono in Europa, perché però viaggio, è molto astratto. Però è poco astratto. E invece avremmo bisogno di una, diciamo, di un'Europa vera. Domanda che so che è un po' antipatica, perché lei, mi passi il termine, è un po' contiano da questo punto di vista, cioè non focalizziamoci solamente sul dito ma guardiamo anche la luna, però insomma è parte della discussione politica. Il MES, okay? È uno strumento, lei lo ha detto, immediatamente a disposizione a differenza del recovery plan, del recovery fund. Lo dovremmo utilizzare oppure no? Senza pubblicità. È difficile però. Cioè, il problema vero è che dietro il MES, allora, così come il problema non era utilizziamo il MES, no? Era evitiamo di dare una scusa all'Europa per non farci vincere la partita del recovery, no? Fund. Ora, il recovery fund si sta facendo, si sta creando, il MES è disponibile, non c'è bisogno di farne una bandiera, si utilizza e basta. Cioè, voglio dire, è uno dei tanti strumenti che sono a disposizione. Allora, il MES nasce per finanziare gli stati in difficoltà, no? Quindi, diciamo che sostanzialmente, però, in cambio, è sempre un finanziamento, in cambio c'è un piano di rientro, ci sono una serie di, se vogliamo, di riforme che si vuole fare, eccetera. Questa volta è stato reso più blando, nel senso si è detto solo per la sanità, non chiediamo
particolari condizioni, eccetera. Quindi è stato reso più umano rispetto ad altri casi. Ma semplicemente, secondo me, non va utilizzato, ma senza bisogno di farne una bandiera. Se la si fa una bandiera, sostanzialmente se si crea il caso politico e basta, no? Cioè, è a disposizione. La vedo dura in questo paese non fare una bandiera almeno da una parte o dall'altra. Sì, perché è un gioco. Allora, ormai c'è un partito che dice MES mai, no? MES, non facciamo nomi né nulla. Sia l'opposizione che al governo. Sono divisi sia in maggioranza che in opposizione. Ma stiamo parlando di un MES un po' diverso, storico se vogliamo, no? Non il MES attuale, però insomma, è diventato una bandiera. Dall'altra parte invece c'è anche una sorta di rivalsa, perché lo stanno dicendo usiamoli, per cui non si può non dire usiamo. Secondo me la cosa è più semplice, cioè il vero obiettivo era avere il recovery fund, questi 209 miliardi. Okay. E inoltre il secondo obiettivo grosso era che potessimo finanziarci presso la BCE, no? E lì c'è un piccolo scoglio che deve arrivare, attenzione. E poi se vuoi te lo dico. No, certo. Perché è lì che davvero ci finanziamo. Il MES, secondo me, è come tanti altri strumenti, no? Come può essere il SURE, come può essere assolutamente, diciamo, non ne farei né una bandiera né un problema. Okay? Indicato di questo scoglio, quindi. E beh, c'è la Corte Costituzionale tedesca. La Corte Costituzionale tedesca, poi ce lo dimentichiamo, fra un po' arriverà il nodo del pettine, non so se. Se noi ne avevamo parlato, in una puntata in qualche puntata giugno. Poi la gente si dimentica, no, purtroppo mi devo ricordare. Noi prendiamo dalle sue labbra, no, quando va. Un po' per docenza, un po' per come consulenza, come no. Fondamentalmente adesso non ne parla nessuno perché era, diciamo, al centro c'era il recovery fund, e quindi quest'altra pagina di storia ci dice che l'Europa, poi messa alle strette, no? Non si abbiura, cioè nel senso cerca di andare avanti, no? Anche di fronte alla Brexit cerca di andare avanti. Perché come successo istituzionale, insomma, è stato troppo importante, economico, eccetera. La Corte Costituzionale tedesca ha cercato di introdurre, quasi 2 mesi fa, sì, un caveat importante, cioè ha detto: guardate, la BCE non è che può comprare i titoli di Stato come gli pare, no? E inoltre tu, Bundesbank, che fai parte della Banca Centrale Europea in qualità di membro, e tu, governo tedesco, dovete stare lì a sorvegliare il modo con cui comprano i titoli. E qui si pongono 2 o 3 problemi. Il primo problema è, ovviamente, noi siamo tra i beneficiari più importanti dell'intervento di finanziamento da parte della BCE, che ormai si avvia ad avere quasi il 30% del nostro debito. E quindi fondamentalmente è come dire, noi se si mette in discussione il meccanismo siamo quelli che potrebbero soffrire di più. Poi c'è un problema proprio alla base. È come se dicessero siamo tutti pari, ma c'è un pari più pari degli altri, la Germania. Certo. No? Perché il trattato dice che la BCE non può rispondere a nessun organismo nazionale, se no ognuno di noi si alza e tira la bandierina. No? Se la BCE, la Bundesbank ha dato 3 mesi di tempo alla BCE per rispondere, quindi stiamo arrivando alla deadline. Se la BCE risponde alla Bundesbank dicendo l'abbiamo fatto per questo, è come fare un atto di sottomissione. Certo. Anche la Merkel, ricordo, aveva provato a sdrammatizzare, a sminuire un po' la questione. Assolutamente. Secondo lei è invece ancora molto viva. No, il problema vero è che fra qualche tempo o la Corte Costituzionale tedesca fa finta di essersi sbagliata e di aver scritto qualcosa così e quindi perde completamente di credibilità, no? Oppure ritornerà a bussare cassa. E lì può essere delicato, perché il governo tedesco si troverà nella situazione imbarazzante di scegliere a chi deve rispondere. Certo. Se deve rispondere ai trattati europei, che teoricamente hanno hanno una forza maggiore, oppure deve rispondere alla Corte Costituzionale. E poi lì che poi si emergono anche proprio
i legami tra la popolazione e le istituzioni, perché ovviamente la popolazione tedesca si sentirà maggiormente rappresentata da una corte costituzionale nazionale. Però attenzione, il giorno in cui il governo tedesco dice sì sì hai ragione, dovevo controllare la BCE, è come dire ok, allora quando ci pare è Europa e quando ci pare... Esatto, poi si crea un precedente che si crea un precedente violento molto forte. Assolutamente. Per cui dico, sembra una banalità, sembra un tecnicismo, però in realtà è una cosa che può mettere in crisi tutto il meccanismo. Quindi, oppure addirittura fare da puntello forte per l'Europa per dire neanche la Corte Costituzionale tedesca è riuscita a frenare la nostra sovranità e i nostri trattati. L'ultima domanda, professore, un giochino che cerco di smuovere la sua diplomazia. Il grande vincitore e il grande perdente di questo Consiglio europeo, di questo Recovery Fund? Penso l'Italia. L'Italia è il vincitore? Sì, l'Italia che... bisogna dare atto. Poi, sai, le vincite valgono quello che valgono. Come no, assolutamente. Però bisogna dare atto. Quando qualcosa accade di positivo, bisogna darne atto, no? Allora... Io non tu dici che sono contiano, no, non lo so, assolutamente. Da quel punto di vista, assolutamente piano no. Assolutamente non è assolutamente di appartenenza. No, però devo dire, da osservatore, quando vedo una cosa, in questo caso qui, ritorniamo a 3 mesi fa, non ci credeva nessuno. Certo. E fu posto, come quando mi ricordo, fu posto in modo chiaro, io o il recovery fund o non voglio niente, e tutti lo prendevamo in giro, evidentemente. No? Ci ricordiamo. E anche in Europa c'era uno scetticismo molto forte. Come no? Poi la capacità è stata quella di portare prima la Spagna, poi la Francia e poi pian piano convincere la Germania, per cui tutti questi paesi che sono sostanzialmente contrari rispetto a questo tipo, tenete conto che l'Olanda, l'Austria, la Finlandia, considerano l'Europa come un campionato di calcio nel quale c'è diciamo la Juventus che è la... sostanzialmente la Germania, e loro giocano con la Juventus e si trovano a giocare anche con le squadrette di provincia, in realtà, senza sapere che in realtà stiamo parlando di paesi importanti, certo. Fondatori dell'Unione Europea. Quindi si sono entrati per giocare con la Germania, no? Non tanto l'Olanda è stato uno dei fondatori, ma gli altri sono entrati dopo. Cammin facendo. Quindi dico, sicuramente da questo punto di vista c'è stato... dei meriti da sì, e diciamo come perdenti tutti quelli che non ci credevano. Ma è una categoria abbastanza grossa. Anche al governo. Certo, cioè, vincitore dire... e poi dopo anche sconfitto. Sì, tieni conto che in realtà, mo diciamoci la verità, questa cosa qui che cosa pone? Pone il fatto che per i prossimi 2 anni ci vuole un governo forte per gestire questi fondi. Certo. E molti mugugnano. Giustamente, perché avrebbero voluto gestirli loro. Assolutamente. In modo diretto e in modo... Quindi adesso chiunque fa saltare il governo lo fa con una responsabilità non tripla, ma quadrupla, cioè rischia la forca, insomma, perché dice, vabbè, oh, caspiterina. Adesso non è proprio il caso. Non è proprio il caso. No? Tanto è vero che il problema che si pone adesso è come trovare dei puntelli. Chiaro. Perché la maggioranza è una maggioranza molto molto risicata, insomma, poi al Senato... Si parla già nei rumors in Montecitorio di passaggi di senatori di qua, di là, no, insomma, tutto è possibile. Ma tutto è possibile. Sulle pagine di Newsbuy. Diciamo... Grande sconfitto, Rutte? Anche? Abbastanza. L'Olanda ha fatto una figuraccia... Ma non solo una questione di figuraccia, è indebolito fortemente. Più di quanto si pensa. Alla luce anche esatto di quello che diceva lei sul dumping, su quello che può rilanciare poi. Secondo me l'Olanda ha perso quella capacità di veto. Grazie a tutto questo, l'Olanda e altri paesi hanno perso la capacità di veto e cominciano a essere quello che sono, dei piccoli paesi all'interno di una grande realtà. Stiamo parlando di paesi di 4, vero, importante, un'economia importante, ma come se parlassimo della regione, che ne so, di 2 o 3 regioni italiane. E quindi non possono bloccare continuamente perché non gli conviene il processo di aggregazione europea. Insomma. Tra l'altro fra un po' ci avremo anche da negoziare la Brexit, insomma, ci stanno per... e poi dobbiamo capire come va avanti questo Covid. Perché... Come no, assolutamente. Anche da questo punto di vista, l'Italia c'ha 4.000 morti, 4.000 casi per milione di abitanti. Certo. Stati Uniti e Brasile sono arrivati a 12.000 e 10.000 casi per abitante,
e anche come mortalità l'Italia, grazie al lockdown, è riuscita a dare un segnale. Stanno uscendo delle cifre che testimoniano comunque che testimoniano che comunque tutto sommato si è riuscito a decidere. Esatto. Poi non del tutto bene, non assolutamente, l'abbiamo analizzato e lo analizzeremo. Guai a me a giudicarla in generale Contiano, perché mi piace quando poi bastona il governo e tutto quanto. No, guarda, io non posso dire, quando vedo quando vedo il legalese con cui vengono scritte le cose, mi viene l'orticaria. Cioè proprio assolutamente. Ha ragione. Allora, professore, io le auguro buone vacanze, perché poi fino all'economia sospende un attimo le cose. Tra l'altro chiudiamo anche bene. Chiudiamo bene con questo recovery fund, abbiamo fatto questa analisi, torneremo a fine agosto, inizio settembre, insomma, vi annunceremo il tutto sulle pagine di Newsbuy. Voi continuate a seguirci sul sito, perché il sito invece non va in vacanza, continuerà ad aggiornarvi su tutti i fatti di attualità. Io, professore, la ringrazio per questi due mesi e mezzo, molto appassionanti. Mi auguro che servano, no? Sono chiacchierate, diciamo, un po' in libertà, in cui... Però, insomma, con una persona competente come lei, che ci semplifica tante volte anche questo famoso burocratese, insomma... Qualche invito il governo penso che l'abbia anche accettato da parte sua durante le nostre puntate. Grazie ancora e ci vediamo prossimamente su newsbuy.it. Grazie.